Terzo appuntamento del campionato ACI eSport 2024 prototipi Daytona, la casa perfetta per queste macchine. Subito dentro in curva 1 si stacca vicino ai 100 metri, staccata molto complicata perché è in appoggio. Seconda marcia, lambire l'erba all'interno, poi via in progressione curva 2 e Horseshoe International, tornante molto complicato da seconda marcia o prima marcia, dipende dalla rapportatura e dalla confidenza del pilota. Presso sul gas, si tocca il cordolo esterno, ma non troppo perché lì c'è un salto che ti fa perdere accelerazione. Il kink è curva 4 che ci porta poi al tornante curva 5, curva molto complicata, anche questa da seconda o prima marcia. Occhio perché c'è un bump in ingresso che ti va a destabilizzare la vettura in frenata. Curva molto importante, curva 6, terza, seconda in percorrenza, presso sul gas, dolce perché qui la strada è molto 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 sconnessa, ma bisogna ottenere la massima accelerazione perché qua siamo in curva 7, quella che nel banking originale è curva 1 e 2. Via, massima velocità, massima accelerazione, là in fondo la bus stop o, per chiamarla col nome adeguato ai giorni d'oggi, la chicane Le Mans. Si stacca attorno al cartello 1, quinta marcia, quarta in percorrenza, progressione totale di quarta. Si usano tutti i cordoli interni, esterni, tutto quello che si vuole, l'importante è farla molto 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 veloce e raddrizzarla il più possibile. Ultima curva, ultimo banking, curva 12, nella nomenclatura originale di Daytona curva 3 e 4, e poi là in fondo il rettilineo.